In Friuli Venezia Giulia, in aggiunta alle votazioni per il referendum, il 20 e 21 settembre si sono svolte le elezioni comunali per 12 enti, con un'affluenza alle urne oltre il 60% degli aventi diritti, in particolar modo per due comuni, Cividale del Friuli e Villesse. Taliera Bernardi è il nuovo sindaco a Cividale del Friuli, in sostituzione dell'uscente Stefano Ballock. A Premariaco, De Sabato vince in quanto unico candidato. A Varmo è stato eletto Fausto Prampero della lista civica per Varmo. Il nuovo sindaco di Travesio è Francesca Cozzi, sostenuta da Travesio Rinasce. Nel comune di Caneva è stato eletto Dino Salatin del gruppo Lega e Forza Italia. Ad Andreis, ricordiamo comune commissariato per un anno e mezzo perché non c'erano stati candidati, Prevarin vince le elezioni. A Barcis, Claudio Traina viene riconfermato. Nel comune di Ovaro, Lino Nott è il nuovo sindaco, sostenuto da Insieme per Ripartire. A Clout, della lista Cloutans, già primo cittadino dal 2010 al 2015, è stato eletto Jonathan Sturam. Nel comune di Valvasone Arzene, Marcus Maurmai è riconfermato, il quale ha tantissima soddisfazione non solo per le elezioni, ma soprattutto per il lavoro fatto fino ad oggi. A Montereale Valcellina, Igor Alzetta diventa sindaco, sostenuto da Uniti per Montereale. Infine, nel comune di Villesse, Flavia Viola vince le elezioni, rappresentante della lista Siamo di Villesse. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science.